milioni di anni fa, questo era il nostro sistema solare, Venere, Marte, Venere, Terra, Marte e c'era un pianeta che si chiamava Mallona o Lucifero, Giove, Saturno. I Malloniani erano molto ma molto più avanzati dei terrestri che 100 milioni di, di anni fa erano allo stato diciamo primitivo, ma già umanoide. E questi Malloniani giocavano come noi con l'energia atomica. E a un certo punto fanno talmente tanto caos che il pianeta Mallona, a causa del deposito di scorie radioattive, esplode in mille pezzi, tale per cui oggi di Mallona rimane la fascia degli asteroidi, che sono i pezzi di Mallona esploso. Noi possediamo un arsenale nucleare che potrebbe ridurre in briciole la Terra 50 volte. Poi c'è un processo che gli scienziati non vi svelano mai. Una serie di esplosioni atomiche ripetute farebbe raggiungere l'atmosfera a milioni di gradi. A milioni di gradi l'idrogeno e l'ossigeno dell'acqua si scindono e l'idrogeno è un gas che per sua natura non si infiamma, anche se sta a superficie e voi ci avvicinate a una fiamma, esplode. L'idrogeno esplode sempre. Non è un gas che si infiamma. Quindi esploderebbero i mari se si scatenasse una guerra atomica, polverizzando il pianeta Terra. I malloniani, quelli quando si resero conto di cosa avevano combinato, grazie alle tecnologie astronautiche molto avanzate che possedevano, una parte riesce a scappare e viene sulla Terra. E quando il loro pianeta esplode, i malloniani rimangono prigionieri nel nostro mondo perché l'esplosione del pianeta Mallona scatena il caos nel sistema solare. I pianeti incominciano a vagare perché viene a mancare un contrapeso gravitazionale importantissimo per l'equilibrio del sistema. Quindi si scatenano in tutti i pianeti del sistema sola solare spaventosi terremoti che distruggono tutte le astronavi malloniane. Siccome i malloniani erano molto più evoluti dei terrestri, quindi il loro pianeta vibrava ad una frequenza superiore alla nostra, nel giro di poco tempo impazziscono e muoiono. Ma prima di morire si incrociano con le donne terrestri. Incrociandosi con le donne terrestri, la genetica malloniana umana molto avanzata e la genetica terrestre primordiale fa nascere il terrestre pazzo, Caino. Il fratello che uccide il fratello. Da quel momento, nel regno, diciamo così, universale e divino, inizialmente va bene, si fanno tutta una serie di operazioni di altissimo livello scientifico-tecnologico per rimettere equilibrio nel sistema solare. Quindi il Sole, ad esempio, emette il pianeta Mercurio, che era un contrapeso necessario al mantenimento dell'equilibrio del sistema che prima non c'era, quindi Mercurio è relativamente giovane. Attenzione, la scienza anche da poco ha determinato che gli anelli di Saturno hanno 100 milioni di anni, gli anelli di Saturno sono la parte diciamo, più leggera dei detriti di Mallona che sono stati catturati dal pianeta gigante. La civiltà marziana che all'epoca esisteva ed era umana come noi, di razza rossa, come i pelle rossa, viene distrutta perché eh, grossi bacini del pianeta esploso impattano su Marte, di fatto estinguendo quella civiltà che si reincarna, diciamo così, su un, su un livello superiore di frequenza. Quindi Marte ha tutt'oggi abitato, ma in una frequenza che i nostri strumenti ancora non possono individuare per quanto questo ossessivo mandare sonde su Marte da parte della NASA è perché sanno che c'è archeologia e c'è tecnologia antica, avanzata, di cui i militari sono molto ghiotti. Quindi ci sono missioni segrete su Marte e adesso ci vogliono andare con gli astronauti perché su Marte ci sono i resti di una civiltà globale avanzata. Se fate una ricerca nelle foto marziane c'è di tutto. Persino sono stati, io ho visto nelle foto dei vari rover americani, le foto dei marziani tirati a terra come quelli di Pompei. Perché tutta la civiltà marziana è morta nel giro di poche ore. Non sono quelli di Atlantide dopo, no? non sono venuti anche all'Atlantide No, sono venuti prima. Ad esempio il dio Pakal che ehm, era stato sepolto nella piramide delle iscrizioni nella città maya di Palenque, è un marziano. Perché quando i maya hanno visto arrivare questo essere uguale a loro, perché eh, la razza sudamericana era tutta rossa, dal Nord America al Sud America, quindi loro hanno visto un loro simile venuto giù dal cielo con, questa, con un piccolo pacalvotan, venne con una motoretta spaziale, un transborder monoposto. Infatti l'hanno i in maya, l'hanno disegnato nella lastra tombale, ma poi esistono reperti archeologici in tutto il mondo di questi mezzi spaziali con gente munita di tutta spaziale, li hanno trovati in Turchia, li hanno trovati in altre zone del Messico, quindi questa storia si sa, è stata pure messa nei film, c'è un film Mission to Mars dove parla di questo fatto qui, seppure in un modo un po' mascherato. Ora, l'essere divino patronimico del pianeta Mallona era l'arcangelo Lucifero, così come l'essere patronimico del pianeta Terra è l'arcangelo Cristo. Tutte e due sono dei serafini, però Lucifero era di evoluzione inferiore a Cristo, ma era geloso, voleva primeggiare e quindi ispira la civiltà marziana a ribellarsi alle leggi di Dio e fanno quel caos lì. Da quel momento, nel momento che i Luciferici e il loro mentore Lucifero vengono sulla terra, Dio li punisce e li esilia sulla terra perché non solo commettono il peccato di distruggere il loro mondo, violano lo un'altra legge universale importantissima, cioè Lucifero permette ai suoi uomini di accoppiarsi con le donne terrestri. Quindi Dio lo esilia qui. Da quel momento Lucifero viene incaricato, dopo aver perso tutti i poteri che Dio gli toglie, viene incaricato di selezionare l'umanità. Quindi Lucifero e i suoi angeli caduti diventano i tentatori che devono tentare l'uomo per far emergere attraverso la tentazione l'attitudine positiva o negativa degli esseri umani, perché il grano deve essere separato dalla gramigna. Quindi questo processo di selezione parte 100 milioni di anni fa. Sono stati mandati un sacco di avatar di iniziati fino a che è dovuto scendere Dio in persona, Cristo, perché l'umanità di questo mondo, inquinata dai valori materiali che i luciferiani portano, ci si affeziona e quindi diventa ribelle a Dio. Infatti il nome cosmico del nostro mondo è Saras, che è un nome palindromo. Si legge uguale da ambo le parti e significa ostinatezza nel ripetere l'errore. L'uomo di questo mondo è ostinato nel suo errore. La storia ci insegna che la guerra non, non è mai una soluzione dei problemi: l'abbiamo pure messo in Costituzione, ma non rispettiamo nemmeno la Costituzione. Questo è un piccolo brano che è tratto da un uh, comunicato extraterrestre che fu dato al mio padre spirituale. La lotta ardente e lunga che si impegnò fra l'armata dell'arcangelo ribelle Lucifero e i suoi pari e i suoi superiori, cioè Cristo e i sette arcangeli solari, terminò con la disfatta di Lucifero e dei suoi uomini angelo. Ed ecco, per la prima volta nella storia dell'uomo, il dramma della sua divina epopea. Atum, Sov, Jeb. Gnot, Osiris, Isis, Shet e Nebto, per volere dell'assoluto, che erano angeli rimasti fedeli a Cristo, per volere dell'assoluto, pur essendo rimasti i più devoti alle leggi dell'Altissimo, dovettero rimanere con i ribelli e unirsi al loro destino per fungere da contraltare. Quindi ci sono cento milioni di anni che gli angeli di Cristo, della luce e gli angeli di Lucifero lottarono, ma non tra di loro. Perché l'angelo... Per antonomasia il demone lo sconfigge, lottano per conquistare spiriti. Questa è la vera battaglia, la vera Armageddon, la conquista delle individualità umane. Noi siamo il premio di Satana o noi siamo il premio di Cristo. A noi la scelta. Sembrò a un certo punto che lo sforzo angelico raggiungesse il risultato di riportare equilibrio nel mondo e quindi attraverso un processo selettivo che è durato circa 70.000 anni si arriva alla evolutissima e avanzatissima società atlantidea. Nella capitale di Atlantide, Poseidonia, c'era una, una scuola di alta scienza iniziatica dello spirito e gli insegnanti erano gli esseri superiori. Che venivano dal cielo a insegnare ai terrestri. In questa scuola studiavano tre giovani di nome Ori, Nibiru e Barat. Ma a un certo punto, arrivando gli Atlantidei sulle soglie del Santo Quantico, Dio li pone in tentazione per vedere se avevano stabilizzato l'equilibrio morale. Gli Atlantidei si corrompono e quindi, siccome possedevano tecnologia avanzatissima che gli era stata data dagli extraterrestri, Dio li distrugge facendo cadere su Atlantide una delle lune, un'altra delle lune che all'epoca orbitava sulla Terra. Quindi Atlantide sprofonda nel giro di un giorno e di una notte perché gli Atlantidei, usando la scienza avanzatissima che gli era stata data, dagli esseri superiori potevano distruggere il pianeta Terra e questo è vietato, Dio non lo permette. Quindi Atlantide scompare. La parte più evoluta Atlantidea, cioè quella fedele, viene avvisata prima. Quelli più, più meno evoluti vanno sulla parte sinistra dell'oceano, e quindi vanno nelle Americhe, perché la razza Atlantidea era la razza rossa come i Pelerossa i mai agli Aztechi, la parte più avanzata viene verso l'Egitto e uno dei più grandi maestri egiziani era un Atlantideo che fu chiamato Tot, il dio Tot che è Ermete Trismegisto, di cui ancora conserviamo alcuni testi che sono il Kibalion, La Tavola Smeraldina e altri. Quindi nell'Egitto confluisce la più avanzata scienza iniziatica atlantidea. Per questo poi Platone e i greci andavano in Egitto a imparare. Perché nell'Egitto c'era la grande scuola iniziatica che poi finisce nella biblioteca di Alessandria, che guarda caso è stata data a fuoco. E quindi di quella scienza abbiamo perso quasi tutto. Le le ha fatte loro. Certo, Al la maggior parte sì. Quindi l'Atlantide viene distrutta, sprofonda e da quel momento il karma della razza rossa è talmente pesante che a tutt'oggi la razza rossa è quasi scomparsa. Le tre razze sono in lotta fra di loro, la bianca è entrata in lotta con la gialla, la nera comunque è riuscita un po' a emanciparsi, ma la razza rossa non c'è. Negli aeroporti, sono trent'anni che io giro al mondo. Non ci sono gli indiani d'America che vanno in vacanza. Non li vedete nelle spiagge. Non sono nei consigli politici o delle multinazionali gli uomini di pelle rossa perché il karma che hanno maturato li ha quasi estinti in questo mondo. Sono pochi ed emarginati. No, sono indiani, è tutta un'altra razza. Sono indiani. Sì, però non parlate amici senza microfono. Marco, non fare il discolo. Poi ti metto una nota sul registro. <ride> da questo momento, con questo gravissimo peccato, l'umanità perde e non è mai più riuscita a riconquistarla la consapevolezza della propria identità eterna. Da quel momento l'uomo vaga come un cieco nella materia pensando di essere il corpo, ma noi siamo lo spirito intelligenza eterno, non siamo il corpo, il corpo è solo uno strumento che noi spirito intelligenza rendiamo vivo, infatti quando noi andiamo via dal corpo, il corpo muore, è come un burattino che vengono recisi i fili. Dopo 6.000 anni si raggiunge una certa evoluzione, ma di nuovo l'uomo pecca e viola il patto con Dio, ed ecco il diluvio universale. Oggi sappiamo, anche a livello archeologico, che di Noè in giro per il mondo ce ne sono stati vari. Ci sono stati vari progetti di salvezza della parte rimasta incorrotta dell'umanità per un nuovo inizio. Quindi, Atlantide, 6.000 anni di nuovo corrotti. Diluvio, 6.000 anni di nuovo corrotti. Quindi siamo alle soglie di nuovo diluvio universale perché l'uomo di nuovo sta mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza del pianeta Terra. La necessità di sopravvivenza del pianeta Terra è di ordine superiore alla sopravvivenza del suo enzima piramidale umano. Tale per cui per permettere alla cellula umana vivente, scusate terrestre, pianeta Terra vivente di sopravvivere è necessario un'operazione chirurgica. Togliere il tumore, la parte corrotta, tumorale, negativa dell'umanità deve essere estirpata perché sta corrompendo anche quelli che ancora sono sani. Quindi si rende necessario un intervento di un potere superiore a quello umano che estirpi da questo mondo l'umanità che è diventata un virus cancerogeno che sta uccidendo la cellula cosmica Terra. Questo è venuto a fare Cristo, a riportare queste leggi e a innescare il processo selettivo finale. Per questo viene chiamato giudizio universale, perché ogni volta che noi moriamo la legge ci giudica, il nostro spirito viene pesato nella sua etica e nella sua non etica, ma è universale perché tutta l'umanità, nello stesso momento, sia quella incarnata che quella disincarnata, viene sottoposta a valutazione. Quelli che hanno superato l'esame rimarranno, gli altri verranno deportati da altre parti e la maggior parte dovrà ricominciare da capo tutto il ciclo umano che dura 700 milioni di anni. Quindi si ricomincia da capo, non c'è l'inferno eterno, quella è una blasfemia del cattolicesimo. È eterna la legge che sanziona il crimine. Tre personaggi importantissimi che hanno determinato l'epoca moderna, soprattutto la nostra occidentale, sono Gesù, Giovanni Battista e Giovanni l'Evangelista. Questi tre sono quelli quei tre giovani che studiavano ad Atlantide. Gesù era Ori, Giovanni Battista era Nibiru, Giovanni l'Evangelista era Barat. L'antico nome dell'India è Barat. Perché lì confluì una parte della sapienza del discepolo avanzato della scuola di Poseidonia, Barat, che poi diventa Giovanni l'Evangelista. Il fatto che la profezia, in virtù del ragionamento che vi ho fatto prima, è un fatto storico, lo deduciamo dalla profezia stessa. Isaia, nato e morto molto tempo prima del Battista, dice: La voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata e ogni monte e colle siano abbassati, i luoghi tortuosi siano raddrizzati e i luoghi scabrosi appianati. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Poi Giovanni Battista diventa un personaggio storico, perché la profezia annuncia, è una rivelazione di Dio a un suo prescelto per dire al mondo che cosa succederà perché se Dio esiste davvero Dio che ha fatto questo sistema l'ha fatto con un progetto in testa questo progetto di questo progetto Dio ne determina condizioni, termini e leggi nel quale noi siamo immersi quindi questo progetto creazione dell'uomo ha uno scopo di cui noi non sappiamo nulla perché ci viene nascosto ma a questo scopo, chi ha fatto il progetto, cioè Dio, ha il potere di manifestarlo perché le leggi che ci sono all'interno del progetto le ha fatte lui, non sono violabili dall'uomo. Quindi è Dio che determina ciò che ci accade in relazione alla nostra libera scelta. Tra l'altro, Isaia proprio usa lo stesso frasario che il Battista usava perché lui predicava così: Preparate la via perché. La gloria dell'Eterno sarà rivelata e l'incarnazione divina avvenuta in Gesù di Nazareth, perché Gesù e Cristo sono due entità diverse. Uno è Gesù, il figlio dell'uomo, il figlio di Maria. Cristo è il logos solare che si incarna in Gesù quando Giovanni Battista lo battezza. Infatti si sente una voce nel cielo che dice, questo è il mio figlio diletto, in lui mi sono compiaciuto, ma non era Gesù, era Cristo. Il Logos Solare, quindi quello che predica per tre anni, non è Gesù, è Cristo. Infatti c'è un passo del Vangelo dove c'è un'apparente assurdità. Gesù dice: Io non ritornerò più, ma starò con voi fino alla fine dei tempi. E poi dice: Io invece non vi lascerò orfani, tornerò in mezzo a voi. Al che uno gli direbbe: Insomma, mettiti d'accordo con te stesso, che fai? Torni o non torni? Ma in realtà. Chi non torna il logos solare, ma dice sarò con voi fino alla fine dei tempi perché il logos solare è il sole. Gli extraterrestri dicono: Dio nella vostra dimensione è una sfera fiammeggiante nel cielo. E Cristo lo dice: io sono la luce del mondo. Il santissimo che il prete solleva dove c'è l'ostia che forma già il sole. Noi siamo immagine e somiglianze di Dio, non perché Dio ha i baffi, i capelli o le orecchie. Strutturalmente noi siamo trini come Dio, abbiamo il corpo, abbiamo l'anima e abbiamo lo spirito. E Dio è uguale perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Nella struttura, non nella faccia. Anche perché, scusate, giusto per capirci, ma Dio è come noi o come la sorella di pelle nera. A chi somiglia sto Dio? O ai cinesi? O ai pelle rossa? Siccome però noi siamo occidentali, arroganti e stupidi, Dio deve assomigliare a noi. E se Dio fosse di pelle nera, ah, bella fregatura. Adamo, il primo uomo, magari era fatta strisce, una striscia gialla, una striscia bianca, una striscia rossa, una striscia nera. Non è esistito Adamo. È un'allegoria. Adamo ed Eva, il serpente e la mela sono simbologie iniziatiche, l'albero è l'albero della vita, la sefirot. Adamo è lo spirito, Eva è l'anima, il serpente è il tentatore, la mela è la materia, l'albero è la vita, l'anima che si fa... Ingannare dalle emotività, dalle emozioni, tenta lo spirito Adamo e lo corrompe a vivere, a mangiare la mela, cioè a scegliere di vivere secondo i valori della materia. E, lo, e viene, vengono cacciati dal paradiso terrestre. Non è un luogo, perché Cristo ci ha detto, il regno di Dio è dentro di voi. Essere cacciati dal paradiso terrestre vuol dire perdere la consapevolezza della propria natura divina ed eterna. Quello è l'inferno. Questo è il significato di Adamo ed Eva. Altra profezia. Profezia sulla venuta di Gesù. Isaia, quindi Antico Testamento. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Che significa stare con Dio, viene da Dio. Quindi Gesù. Quindi, se la profezia diventa un fatto storico, è ovvio che non è un credo religioso. La profezia la enuncia qualcuno che sa che cosa succederà. Quel qualcuno ha un progetto, e quando vede che il suo progetto prende una direzione non conforme a ciò che ha lui in testa, manda qualcuno, San Francesco, Padre Pio, Don Pino Puglisi, Falcone Borsellino. Che c'hanno in testa questi che si fanno ammazzare quando la massa ignava è sempre nascosta sotto il divano a farsi gli effaracci suoi? Da dove vengono questi esseri coraggiosi che danno la vita per il prossimo? Non sono umani, li manda Dio. A volte si vestono di abiti religiosi, ma spesso sono laici, come Gesù. Mica era un prete Gesù: Gesù era un laico. San Paolo era un laico. Gli apostoli erano laici. Il prete nasce con Costantino. Il prete è la falsa religione. Il sacra docens, doveva essere il saggio che insegna la scienza sacra, non che quello, quello che blattera. Dal saggio si va a cercare la soluzione al tuo problema. Invece, questi pretendono di darci la soluzione. L' apostrofo soluzione. Ma non è vero. Perché quando Gesù toglieva i peccati, gli ammalati guarivano, i ciechi vedevano, gli storpi camminavano, perché il peccato è il karma che ti provoca la malattia. Quindi se i preti togliessero veramente i peccati, i ciechi dovrebbero vedere, gli storpi dovrebbero camminare, i sordi dovrebbero udire. Invece vanno, si confessano, recitano le formule, rimangono ciechi, sordi, storpi e muti. Quindi non è vero, quindi è un inganno. Le profezie messianiche sempre Daniele, Daniele sono quasi 3000 anni fa, all'epoca di Babilonia, re Nabucodonosor. Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossato, ma in tempi angosciosi, perché Gerusalemme era stata conquistata e distrutta dai babilonesi. Dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. Quindi Daniele, secoli prima che Gesù nascesse, già spiega come sarebbe morto e che sarebbe morto da solo, perché dice nessuno sarà per lui. Ma Daniele nelle sue profezie profetizza anche la seconda venuta di Gesù e l'instaurazione del regno. Poi viene Gesù. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me perché Giovanni era cugino di Gesù. Si portavano sei mesi di differenza d'età. Giovanni era più vecchio di Gesù di sei mesi, infatti quando la mamma Elisabetta va a trovare Maria, Giovanni Battista che era nel grembo di Elisabetta si agita perché sente che nel grembo di Maria c'era il Signore, colui che avrebbe incarnato il logos solare cristico. E Gesù gli risponde al Battista, lascia fare per ora perché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni ha consentito. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: Questo è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Quindi, lo Spirito Santo è il Logos solare che entra in Gesù e il medium, il mezzo, è l'acqua, che l'acqua è un trasportatore di energia. Scienza. È una è, è conduttrice, aspetta un secondo. Il Logos solare cristico si incarna nel corpo del Figlio dell'uomo Gesù con una missione ben precisa, che è il compimento della profezia. Infatti, nella iconografia cattolica, Cristo è sempre il sole perché l'antica scienza dei primi padri della Chiesa. Lo sapevano perché gli ebrei che furono deportati in Egitto appresero dagli egizi la conoscenza iniziatica solare, che è stata corrotta dal cattolicesimo pur mantenendone l'iconografia. Quindi il trigramma cristico, Jesus, Omini, Salvator, è dentro il sole. L'ostia consacrata che il prete spezza in quattro è dentro un sole. Il sole è nel tabernacolo. È il simbolo dei gesuiti il trigramma. Perché il sole è Dio, io sono la luce del mondo. E cosa dice Gesù? Matteo 5, non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. La legge o i profeti, la legge è... La legge del karma causa ed effetto. I profeti sono ciò che accadrà, la profezia che si manifesta in ragione dell'esercizio libero nostro della legge di causa ed effetto, a cui siamo soggetti. Non è un fatto di credo religioso, lì è il cuore segreto della sofferenza dell'uomo, perché noi tutti i santi giorni, da mattina a sera, violiamo la legge con il nostro stile di vita, sempre. Noi violiamo la legge tutti i santi giorni, da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire, possibilmente anche quando sogniamo. Quindi il gravame karmico di questa umanità è spaventoso. Verrà distrutta, tranne coloro che si risvegliano e si conformano. Quindi Cristo non viene per abolire, viene per dare compimento. Quindi lui dice la vecchia legge rimane. Io la devo solo purificare da tutte le corruzioni della casta sacerdotale del Vecchio Testamento che l'ha corrotta. Vi ricordate che Cristo maledice i farisei, i sacerdoti? Guai a voi razza di vipere, guide cieche, siete belli di fuori e pieni di osame di morte dentro. Allora io vorrei ricordare, amici, che Gesù era un ragazzo di 33 anni. Chi ha 33 anni qua dentro? Alzati. Come ti chiami? Allora, Damiano adesso io vorrei un esercizio di fantasia. Damiano domani va in Vaticano, in Piazza San Pietro e quando esce Papa Francesco, il cardinal Bertone, Bagnasco e tutta questa cricca, incomincia a urlare come uno sesso: "Guai a voi, razza di vipere!". Che gli succederebbe a Damiano? Questo era Gesù. Grazie Damiano. Questo era Gesù, un ragazzo che gli sputava sulla faccia, la verità, e questi schiumavano bava, veleno, un giovane che gli tanava tanava così. Oggi un pazzo, noi ci vergogneremo di Gesù. Se Damiano fa questo, noi scappiamo si riunirebbe la folla di fedeli presunti e lo lincerebbero a Damiano. Fortunatamente all'epoca, altezza media 1,60, Gesù sbordava gli 1,80, era il primo palestrato della storia, quindi un po' si facevano la cacca sotto. Poi Gesù era l'incarnazione divina tale per cui quando vanno a prenderlo le guardie del Tempio nell'orto del Gessemani, e chiedono perché all'epoca tutti avevano i capelli lunghi e la barba e non c'era la carta d'identità. Fortunatamente ancora non c'era, adesso c'è purtroppo. Vabbè. Quindi le guardie del tempio, chi di voi è Gesù il Nazareno? E Gesù dice: Sono io. Ma la pronuncia dell'Io divino, io sono divino, cascano tutti a terra, si rialzano, chiedono di nuovo, e Gesù lo ripete: Sono io, ricadono a terra che la forza di Dio che parla è irresistibile dall'uomo. Poi si lascia prendere. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno della legge senza che tutto sia compiuto. Quindi Gesù dice, sono venuto a compiere e dice che il cielo e la terra devono passare perché... Il mutamento frequenziale sistemico anche dell'essere umano cambia la materia, quindi il cielo e la terra, così come lo conosciamo noi, cambieranno. E questo processo è già in atto e lo sta facendo il Sole. Sta cambiando la genetica dell'uomo. Il cambiamento climatico è vero? dipende in parte dalla nostra emissione di idrocarburi, ma soprattutto dipende dall'incremento energetico generato dalle spaventose esplosioni solari che hanno iniziato dall'anno 2000 ad aumentare di tale intensità che abbiamo registrato emissioni di energia dal Sole mille volte più potenti delle più potenti emissioni mai registrate prima. Il Sole sta cambiando la materia, anche l'essere umano. Quindi cambierà tutto, anche le leggi naturali. Quindi cambierà il modo in cui ci incarneremo e moriremo. L'uomo del futuro vivrà almeno dieci volte di più: non invecchierà perché c'è un mutamento sistemico. Ma questa è scienza, non è credo religioso. Quindi, questa legge, dice Gesù, la legge che ci governa, rimarrà fino alla mutazione. La mutazione si chiama nuovo regno. È un processo naturale, non è un processo religioso. Quindi il Vangelo. Non è un testo sacro religioso, è un libro di scienza che ripristina le leggi universali, è come se fosse un libro di fisica o di chimica. Non è solo la storia della vita di Gesù. Queste leggi, se praticate, sono quelle che devono formare i cittadini del nuovo regno, cioè un processo reale, perché un regno, amici, non è un regno se non ci sono abitanti. Se Rimini fosse deserta non sarebbe una città, sarebbe un luogo abbandonato. Quindi per esserci il regno ci devono essere i cittadini, ma il regno è eterno. Per essere eterno il regno, cioè i cittadini, non devono più violare la legge affinché non scatenino il rientro negativo karmico che distrugge gli imperi, distrugge le armi, distrugge i potenti, le ricchezze. La legge distrugge tutto. Questo è venuto a spiegarci Cristo e questo è lo sfascio combinato dagli uomini che hanno creato la falsa religione esteriore cattolica, tutta ritualistica, piena di un sacco di sciocchezze come che per pregare si risolve tutto. Sono duemila anni che preghiamo e va sempre peggio. Non è il caso di capirlo che non funziona? Non funziona pregare e basta, funziona pregare e dopo agire. Pregare è prendere la forza da Dio, permetterla nell'azione, ma la preghiera senza azione è un'ipocrisia. Quindi oggi, a causa di questo, siamo in una crisi spaventosa a tutti i livelli e il mondo è dominato dai sette vizi capitali. Superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira e accidia. L'acidia è il peccato peggiore di tutti ed è quello che si è mangiato il cuore della religione cattolica e di due miliardi di fedeli presunti della religione cattolica. L'acidia è il male esistenziale, l'inerzia nel vivere e nel compiere opere di bene. Nel cristianesimo è l'avversione o indolenza all'operare il bene dovuta alla noia del divino e al disgusto che per ciò che è spirituale. L'accidia indica lo stato di una persona la cui fede vacilla o è andata persa. Quindi due miliardi di cristiani sono morti nella loro accidia perché non è vero che credono in Dio, credono in un Dio comodo che non esiste ma c'ha ha le corna cioè esiste ma c'è le corna. Quindi il Vaticano, l'istituzione che va cercando presunti valori buonisti, salviamo l'ambiente, ma in realtà è tutto un inganno perché si sono smarriti anche loro a furia di mentire, essi stessi sono diventati vittime della loro menzogna e non sono più guide in grado di dare ai fedeli lume di conoscenza per portarli alla salvezza, che non è un fatto spirituale, è un fatto storico. Quindi la crisi di valori e l'acidità hanno colpito terribilmente l'istituzione cattolica, che è vittima essa stessa dei propri crimini verso l'insegnamento del suo fondatore Gesù Cristo, i cui insegnamenti sono stati distrutti dai concili, a partire da quello di quando la religione cattolica, il cristianesimo, diventa religione di Stato. Quindi fino a quel momento i cristiani venivano uccisi nelle arene, diventano religione di Stato e sono loro che incominciano a uccidere gli altri. Ergo cos'è successo? L'impero ha solo cambiato vestito. Quindi non si chiamano più i cesari, si chiamano papi, ma sono rimasti loro. Quindi l'impero di Roma, che è l'ultimo impero, non è mai morto. Infatti il Vaticano domina il mondo fino al 1980 dove siccome si è incarnato Satana li ha fregati, li ha messi sotto scacco e adesso li domina perché Satana ha in mano è il potere militare e il potere economico il denaro ma il Vaticano è il padrone del mondo soprattutto con le bolle papali a partire da Bonifacio VIII nel 1302 in poi il sistema giuridico moderno nasce dal diritto canonico, diventa diritto di, dell'ammiragliato, legge di mare e poi diventa diritto positivo che è quello più basso, degli avvocati, dei tribunali, eccetera, eccetera. Infatti si chiama rito. Ci avete fatto caso che i giudici in tribunale si vestono come i preti di nero? Quindi Gesù nel Vangelo, il grande libro del potere che tutti abbiamo in casa ma poi, poi lo cerchiamo nelle grotte sperdute o nelle giungle, il grande libro del mistero deve essere occulto, non è vero in casa, ma non lo leggi. Il Vangelo è come un forziere pieno di diamanti ma vivi come un barbone. La legge, ci hanno mai spiegato la legge in chiesa? No, non ne parlano, parlano di credo. Credo in un solo Dio, Padre, ma io non voglio credere, io voglio sapere, mi interessa la scienza, non il credo. Quindi la legge, all'inizio erano i dieci comandamenti, ma sono stati corrotti. Perché ad esempio non desiderare la roba d'altri è uguale a non desiderare la donna d'altri, è uguale a non rubare, è lo stesso comandamento. A parte il fatto che qualcuno mi dovrebbe spiegare perché la donna deve essere di qualcuno. Dove sta scritto? La donna è lo strumento fisico di un'esperienza dello spirito. La donna è una, è una condizione incarnativa, ma tutti prima o poi ci incarniamo come donne o come uomini. Tutti vivremo in una razza piuttosto che in un un'altra. Tutti saremo un giorno neri piuttosto che rossi, piuttosto che gialli. Perché lo spirito deve imparare. Nell'aldilà non c'è il sesso, nell'aldilà non c'è la razza, lo spirito viene da un unico padre che è Dio.